E abbiamo la stessa distorsione che abbiamo sempre avuto, cioè degli organi politici che governano degli organi di informazione finanziati dal governo. Quindi è chiaro che non risolviamo nulla con questa legge perché andrebbe sostanzialmente abrogato il finanziamento pubblico. Con un paio di emendamenti cerchiamo di eliminare i soggetti un po' più ambigui dal punto di vista di bilancio e di trasparenza, quali sono le fondazioni con il 2.171 e mettiamo un limite alle cooperative, cioè al possesso di quota all'interno delle cooperative, cioè diciamo che il socio non può avere più del 10% delle quote della cooperativa, ogni socio, in modo che evitiamo che poi alla fine è una cooperativa dove ci sono in sostanza due, tre soci che comandano il vero prodotto editoriale. Grazie. Altri? Non mi pare. Parere contrario, relatore di maggioranza, governo, favorevole, relatore di minoranza. La votazione aperta, 2.170 Luigi Gallo. Placido. Chi non riesce a votare? Non vedo mani alzate, quindi la votazione è chiusa. Presenti 433, votanti 405, astenuti 28, maggioranza 203, favorevoli 81, contrari 324, la Camera respinge. Siamo al 2.17 Simonetti. Onorevole Simonetti, prego. Grazie Presidente. L'emendamento riguarda la soppressione di una parte del punto 3, che è quella che fa riferimento alla temporalità di 3 anni per le quali le imprese editrici che attualmente percepiscono dei contributi da parte dello Stato, appunto i contributi pubblici, devono sostanzialmente, secondo la vostra visione, riorganizzarsi affinché poi sopravvivere in assenza di questi. Io credo che però se deve esserci un intervento pubblico deve esserci non solo per le cooperative di giornalisti che hanno una caratteristica che la accomuna, quella di essere tutte di sinistra. Quindi non vorrei che questo fosse effettivamente un provvedimento